Tribunale di Cassino, udienza di venerdì 28 gennaio. Anche in questa udienza i nostri avvocati si sono comportati in maniera encomiabile e hanno dimostrato ancora una volta che l'impianto accusatorio è totalmente vuoto e vacuo, non c'è assolutamente nulla. È stato dimostrato che i residui lignei trovati sulla testa, fra i capelli della povera Serena Morricone, non hanno alcuna compatibilità né con la porta che la procura ritiene che sia l'arma del delitto e tanto addirittura con l'impianto accusatorio della porta, così come ha ipotizzato la procura di Cassino, hanno ipotizzato gli inquirenti. È stato dimostrato anche che una micro traccia di vernice sempre sui capelli di Serena Morricone, che l'impianto accusatorio attribuisce alla caldaia che era all'interno della caserma dei carabinieri, non c'è alcuna connessione con questa ipotesi. E poi anche altri elementi. Dobbiamo dire che i RIS hanno fatto un lavoro encomiabile, hanno portato i loro risultati scientifici, però su questi risultati scientifici noi del pool di difesa ci siamo innestati, li abbiamo elaborati e abbiamo dimostrato che in effetti la procura ha tentato soltanto di dimostrare che un particolare è solo un particolare, volendolo però spacciare fra virgolette come un assunto generale. Logicamente abbiamo dimostrato ancora una volta che gli inquirenti sono entrati nel deserto dell'incertezza e sono rimasti in questo deserto. Tutti gli elementi che la procura sta portando, i nostri avvocati, grazie sia alla loro capacità e grazie al pool di consulenti che hanno attorno, stanno distruggendo questo impianto accusatorio. Grazie.